Volati a Seattle per una visita agli studi di Monolith Productions, abbiamo avuto occasione di giocare una completissima demo dell'Ombra della Guerra, il seguito dell'apprezzato Shadow of Mordor. Il titolo punta molto in alto, presentandosi con una maggiore varietà rispetto al predecessore, con una storia che tira in ballo creature e personalità importanti nella mitologia costruita da Tolkien e un combat system molto più stratificato. Una delle meccaniche centrali di questo sequel è quella legata agli assedi delle fortezze. In ognuna delle varie regioni troveremo un forte da conquistare, protetto ovviamente dai generali dell'esercito avversario, come sempre gestiti dall'ottimo Nemesis System. L'epico assedio al castello è capace di replicare in maniera molto convincente le emozioni delle grandi battaglie corali viste nei film. Questa componente è stata utilizzata dal team di sviluppo anche per costruire un endgame molto accattivante. Gli assedi, infatti, non si presenteranno soltanto nel corso dell'avventura principale, ma diventeranno anzi il fulcro dell'insolita componente multiplayer dell'Ombra della Guerra. Monolith ha infatti svelato la possibilità di dedicarsi alla modalità conquista online, per assaltare così le roccaforti degli altri giocatori. Una volta conquistati i castelli delle varie regioni, del resto, sarà possibile personalizzarli e assegnare vari capitani orcheschi, sbloccando anche diversi potenziamenti tra mura rinforzate, truppe e trappole di varia natura. Al nostro castello verrà assegnato un grado di difficoltà, e i giocatori di tutto il globo potranno quindi provare ad attaccarlo. L'opzione conquista online può essere affrontata in modalità amichevole, pensata per mettere alla prova le roccaforti dei propri amici, oppure in modalità ranked. In quest'ultimo potremo progressivamente salire di grado e affrontare quindi fortezze sempre più impenetrabili. Anche il giocatore in attacco può sfruttare le spoglie di guerra per sbloccare alcuni slot aggiuntivi per i propri capitani, ognuno dei quali può attivare potenziamenti di diverso genere. Per quel che abbiamo avuto modo di provare, il sistema funziona, risultando una gradevole estensione dell'esperienza single player. Dovremo ovviamente valutare la tenuta della modalità conquista sulla lunga distanza, ma la prova ci ha lasciato ottime impressioni anche sul fronte del combat system. Nonostante le animazioni siano ancora un po' ingessate rispetto a quelle di altri action game che sfruttano un sistema simile, tra cui l'ultimo episodio della serie Arkham, la presenza di equipaggiamenti leggendari e uno skill tree molto diversificato garantisce la possibilità di utilizzare diversi approcci, sfruttando un mix di combattimento ravvicinato, attacchi a distanza, poteri speciali e stealth. I passi avanti, insomma, non sono legati solamente all'estensione del mondo di gioco, alla varietà di attività e al comparto tecnico, ma anche all'aspetto ruolistico di Shadow of War, che si presenta molto stratificato e profondo. In fin dei conti, insomma, questa nostra prova esclusiva dell'Ombra della Guerra ci ha lasciati più che soddisfatti. Il percorso di avvicinamento all'uscita di Shadow of War, fissata per il 10 ottobre, è comunque appena cominciato e siamo sicuri che riserverà altre sorprese.